Buonasera, persone all'ascolto. Si chiude la seconda giornata del gruppo C. L'Olanda batte il Portogallo per 3-2 assieme alla Svezia. Va in testa alla classifica del girone, entrambe con 4 punti. L'ultima giornata con l'Olanda che dovrà affrontare la Svizzera e la Svezia che dovrà affrontare il Portogallo determinerà quale sarà la prima e quale sarà la seconda classificata, con Svizzera e Portogallo che vanno ad un passo dall'eliminazione, ma certamente il Portogallo può uscire a testa alta da questa partita. Il Portogallo ha giocato la seconda partita al Lake Sport Village di Wigan and Leith, arbitrato Ivana Martin Cic, una partita che l'Olanda ha affrontato col 4-2-3-1. Parsons infatti ha schierato Van Domselaar tra i pali, Olislager, Jansen, Van der Graagte e Willems in difesa, e Gurola Spitze sulla mediana, Martens, Roorde, Van de Donk sulla tre quarti, Berenstain unica punta. 4-3-1-2 per il Portogallo, con Ines Pereira tra i pali, Morchaux, Carole Costa, Diana Gomes e Catarina Amado in difesa, Andrea Norton, Diana Silva, Tatiana Pinto a centrocampo, Diana Silva sulla tre quarti, Jessica Silva e Anna Borges, le uniche due punte, questa è la squadra di Francisco Neto. La partita è stata divertente dal primo all'ultimo secondo, anche abbastanza tesa e nervosa in alcuni momenti. Ha arbitrato comunque bene Ivana Martin Cic, che sicuramente può uscire dal campo soddisfatta. Il Portogallo ci prova dopo 2 minuti con una conclusione di Tatiana Pinto che esce sulla sinistra. Il quinto va in vantaggio, ma la rete viene annullata per un assist in fuorigioco da parte di Jessica Silva. Al settimo va in vantaggio l'Olanda. Da sinistra batte un angolo Spitze sul primo palo e Gurrola di testa trova il gol del vantaggio. Al nono ci prova Berenstain con una conclusione di destro, vola Pereira e mette in angolo la pallone che era indirizzato sotto traversa nella zona alla sua sinistra, quindi verso il suo palo. Al tredicesimo c'è una conclusione centrale di Daniel van de Donk e al sedicesimo il raddoppio dell'Olanda che va a segno con Van der Graat, che prima prova a colpire di testa sul dribbling un calcio d'angolo da sinistra di Spitze. La palla in qualche modo le ritorna dopo essere ballata sul primo palo e di testa trova il 2-0, poi riceve anche una testata, un colpo da una difenditrice portoghese, rimane un po' a terra Van der Graat, ma poi potrà proseguire tranquillamente la sua partita. Al 23esimo Martens interviene di testa sul primo palo e mette sul fondo. Al 24esimo su un cross di Martens da sinistra Van de Donk interviene col piatto destro ma manda largo sostanzialmente. Al 28esimo Diana Silva ci prova con il destro pallone alto e poi non succede quasi nulla fino al 34esimo quando c'è una revisione VAR per uno sgambetto di Jansen a Diana Silva decreta un calcio di rigore che Carole Costa trasforma tirando quasi centrale mentre Van Domselaar punta il lato di destra si tuffa venendo così spiazzata e il 2-1 riapre la partita. Al 42esimo su angolo da sinistra di Marchaud Van Domselaar allunga la traiettoria in calcio d'angolo dall'altro lato, al 44esimo c'è un destro alto di Martens, il recupero, Norton allontana un angolo da sinistra di Spitz, arriva Roorde con il destro e mette alto nel primo dei 4 minuti di recupero, quasi tutti persi per la revisione VAR del fallo al 34esimo. Nella ripresa, subito all'inizio, ci prova la formazione portoghese con Tatiana Pinto, che serve in area per Fatima Pinto, e c'è la gran parata di Van Domselaar che mette in calcio d'angolo, sui quali sviluppi, poi nasce il 2-2, allontanato, la palla viene messa a destra dove Carole Costa la fa correre, mette in area Diana Silva all'interno dell'area di porta di testa, trova il clamoroso 2-2, l'Olanda andrebbe in vantaggio con Roorde dopo 2 minuti, ma c'è fuori gioco dell'assist woman Berenstain, anche qui un po' di revisione VAR, si attendono un paio di minuti di troppo forse, ma comunque viene decretata la posizione irregolare anche qui per 1 mm, quindi giudizio coerente con la partita che avevamo visto prima. Al 58esimo ci prova Williams che conclude alto e poi al 61esimo la partita viene decisa da un tiro di Van de Donk che spara un gran destro dal limite dell'area di rigore sotto la traversa alla sinistra di Pereira che vola ma non può farci nulla ed è un peccato per il Portogallo ma grandissimo gol di Daniel Van de Donk assolutamente. Ma non è finita comunque la partita perché per quanto cali un po' il ritmo, l'Olanda si accontenta di questo 3-2, ci prova un po' in contropiede, il Portogallo cerca di insistere per trovare la rete del 3-3, al 71esimo c'è un tiro centrale di Fatima Pinto dal limite dopo un tentativo di rovesciata in area da parte di Jessica Silva, al 77esimo spara un destro alto Spitz, all'81esimo c'è un tiro centrale di Norton su cross da destra e nel finale 5 minuti di recupero prova in qualche modo la formazione portoghese che conquisterebbe un calcio d'angolo, ma eravamo già 6-7 secondi oltre il recupero e per l'arbitro la partita sostanzialmente è finita lì, protesta Ines Pereira che viene ammonita al termine dell'incontro.
Quindi Olanda 3, Portogallo 2, velocemente gli altri dati da tabellino: al 17esimo Monita Catarina Amado per le portoghesi, al 37esimo Jansen per le olandesi, al 54esimo stesso destino per Berenstein e nel finale ammonite Diana Gomes e Roord, con Diana Gomes che interviene malamente su un pallone mettendo il piede a martello. Roord si rialza un po' infastidita, le va a dare una mezza spallata, lì Roord ha rischiato anche qualcosina in più del cartolino giallo. Diciamo la verità, è stata molto comprensiva l'arbitro. Perché qui Vanna Martin ci poteva tranquillamente tirar fuori il rosso, sarebbe stato forse un po' troppo severo, ma ha reagito abbastanza male a Roord, in quanto non era lei che doveva prendersi rischi mentali, rischi nervosi in quel momento. Le sostituzioni: al 62esimo Casperi ha rilevato Oli Slagers, al 62esimo, al 65esimo Facima Pinto rileva Dolores Silva e Francisca Nazareth rimpiazza Joana Marchaud. Al 69esimo Pelova rimpiazza Egurrola, all'83esimo Brooks fa lo stesso con Martens, all'86esimo entrano Vanessa Marques per Tatiana Pinto e Carolina Mendes per Gianna Silva. Sostanzialmente la partita si può dire conclusa così: benissimo l'Olanda che si trova in una brutta condizione, quattro interpreti fuori, Nguyen infortunata ma aggregata al gruppo squadra, Groenen indisponibile, Miedema positiva al tampone e Van Veen era già tornata in patria per un infortunio alla spalla, quindi un'Olanda clamorosamente rimaneggiata e il Portogallo che ha fatto la sua partita rimontando ancora una volta uno svantaggio di 2-0 trasformandolo in un 2-2. Sarà strategia? Comunque, purtroppo non ha pagato per le portoghesi, perché comunque Van de Donk ha trovato un grandissimo gol. Se non avesse tirato fuori questo coniglio dal cilindro, forse la partita sarebbe arrivata in parità, che probabilmente era anche il risultato più giusto proprio per premiare il carattere del Portogallo e un'Olanda che in difesa non è che abbia dimostrato tutta questa solidità. Ecco, già con la Svezia aveva rischiato lasciando un po' troppo spazio alle esterne, era andata bene. E va bene anche oggi, ma attenzione perché poi comunque andando avanti si rischia di beccare squadre importanti. Se l'Olanda dovesse passare come seconda, rischia di beccare una Francia che abbiamo visto qual è il potenziale di questa Francia. Se le lasci spiragli nella difesa, ti infila senza problemi. Noi italiane ne sappiamo qualcosa assolutissimamente. Quindi l'Olanda dovrà fare molta attenzione, anche se in questo momento comunque è prima, perché ha segnato più rispetto alla Svezia. Svezia 2, Svizzera 1, che si aggiunge all'1-1 dell'andata, quindi siamo 3-2. L'Olanda avanti 4-3. Nella differenza reti un gol di differenza, ma l'Olanda ha segnato una rete in più rispetto alle svedesi, e questo potrebbe ovviamente fare la differenza in caso di primo o secondo posto. Olanda che in questo momento affronterebbe il Belgio, ma il gruppo D giocherà domani. Vedremo l'Italia cosa farà con l'Islanda alle 18 e alle 21 Francia-Belgio, con la Francia che potrebbe già essere ai quarti. Comunque, il girone si conferma un girone equilibrato e tosto e abbastanza sottovalutato per la verità, complici le ottime prestazioni tirate fuori da Svizzera e Portogallo, che fra di loro avevano giocato bene per certi versi, nel senso comunque il Portogallo aveva dimostrato qualcosina in più rispetto alla Svizzera, quantomeno a livello di carattere, e anche oggi se l'è giocata quasi alla pari con l'Olanda, che è due spanne sopra, quindi totalmente giù il cappello davanti a questa prestazione delle portoghesi. All'Olanda applausi più a Van de Donk che ha trovato un gol meraviglioso, ma anche qualche tiratina d'orecchie, soprattutto i movimenti difensivi. Certo è che comunque l'Olanda, come abbiamo detto, manca di quattro interpreti fondamentali, aumenti una per reparto e diventa veramente tosta dopo in un girone che non è per nulla scontato, sicuramente il girone più bello di questi quattro a mani basse. Vediamo una notizia di calcio estero prima di mollare: si stanno giocando i quarti della Coppa d'Africa. Domani alle 19 giocheranno Camerun, Nigeria e alle 22 Sudafrica contro Tunisia. Ma oggi hanno già giocato Zambia e Senegal, gara terminata 1-1 nei regolamentari e supplementari. Ha vinto lo Zambia 4-2 ai calci di rigore. Zambia in semifinale e soprattutto qualificato al mondiale, sperando che fornisca le prestazioni che aveva dimostrato di poter giocare alle Olimpiadi contro il Brasile e non tiri fuori quella contro l'Olanda, chiaramente. Quindi, ma una Zambia che si conferma una delle migliori nazioni africane dal punto di vista del calcio femminile. Quindi facciamo i complimenti più vivi allo Zambia, sperando di poter per certi versi cancellare gli orrori difensivi visti contro l'Olanda all'Olimpiade, sperando di ricordare lo Zambia con un pochettino il sorriso sulle labbra del romanticismo calcistico che i mondiali sanno regalarci. Olanda-Portogallo 3-2, Olanda-Svezia 4 punti, Portogallo-Svizzera 1.
L'ultima giornata sarà decisiva. Domani alle 18 Italia-Islanda, alle 21 Francia-Belgio.